Ragazze, questo è un video su alcuni prodotti che ho finito, che ho comprato, più qualche, un prodotto, dei prodotti che ho comprato very well. Prima di tutto aggiorno la mia PSP, cioè ho finito la crema contorno occhi della Leo Crema Viso. Era, beh, l'ho aperta perché è rimasto un goccino, l'ho tolto via squartando il contenitore. Comunque era un antirughe contorno occhi all'aloe vera della Leo Crema Viso, già l'ho detto. Fuori uno. Poi ho finito questo, vedete che cos'è? È un mozzicone, cioè letteralmente. Oddio, si è bloccato, aspettate. Era una matita contorno labbra, non c'è neanche più la mina, è morta. Color carne. Della Rebecca Makeup. Sì, qualche dubbietto su queste matitine. Comunque l'ho finita. E poi ho finito uno smalto trasparente della, non c'è più scritto neanche di che cos'è, mi sembra che della Julie, qualcosa del genere. Ne ho un sacco di questi smaltini. Fuori due. Anzi, fuori tre, e ho finito con l'aggiornamento PSP. Poi ho fatto degli acquisti. Prima di tutto, burro cacao, essendo ancora inverno inoltrato, anche se siamo a marzo, le labbra hanno bisogno di protezione. Ho comprato della Leo Crema al latte e menta. Abbastanza nutriente. La Leo Crema comunque fa. Dovrei iniziare a evitare anche questa marca. Piano piano ci arriveremo. Quindi, primo acquisto, secondo acquisto, contorno occhi della Nivea Visage, crema antirughe Q10 Plus, contorno occhi con protezione fattore di protezione 8. L'unica cosa di cui non me ne sono resa conto, non so se la fotocamera riesce a inquadrare, comunque qua c'è scritto l'età consigliata da 35 in poi. Non l'ho voluta cambiare per il semplice motivo che ho pensato, io ho questa zona del viso, cioè la pelle del contorno occhi tanto delicata, molto delicata, quindi è già abbastanza rughette, quindi dell'età consigliata me ne può fare capo che niente, perché comunque cioè, non sanno loro che tipo di pelle ho, quindi voglio provare. Poi ho riacquistato di nuovo della Bottega Verde Anti-Shell Più. Sta finendo l'altra confezione al quale sto facendo un esperimento, cioè quanto riesce a ridurmi la circonferenza cosce. E appena finisco la confezione, che ho già aperta a metà perché sta finendo, vi farò sapere sul mio corpo quanto è buona. Poi ho fatto un acquisto pazzo ma intelligente, cioè sono stata sotto casa mia, c'è l'orto biologico, è un negozio che vende alimentari biologici per le intolleranze, in più vende prodotti di erboristeria, quindi naturali, non trattati, non testati sugli animali. E ho comprato della Frasemund, non so neanche come si pronuncia, un rossetto color carne della linea Bio. È un rossetto, oddio, dove sta scritto? A base di sali minerali termali, estratti ed estratti di olio da conservazioni biologiche OGM free. Poi vi faccio vedere anche il colore. Ho preso il 4, che è un colore che assomiglia molto al mio colore di labbra. Oppla. La confezione è tutta di oddio, come si dice? Cartone riciclato. Comunque questo tipo di prodotto non ha parabeni, non ha PEG, senza nickel, senza coloranti chimici. Non so se si riesce a leggere. Non mette a fuoco, mi dispiace. Ovviamente questa volta mi dispiace perché volevo farvi leggere. Il colore è un color carne che dà sul rosa, che comunque ho le labbra che tendono al rosa. 100% naturale, sono molto fiera di questo acquisto, devo essere sincera.
Il numero 4 ho preso. È una ditta italiana che produce a Crotone. Grande. Anche se io mo vi faccio sapere anche vi dico anche quanto l'ho pagato. È costato un pochettino. 17, c'è ancora lo scontrino, 17 euro. Lo dovevo comprare, ho iniziato a cambiare modo di vedere i cosmetici, ho deciso di non comprare più prodotti che vengono testati sugli animali, prodotti pieni di schifezze. Le cose che ho di cosmetici, io per ora mi compro solo i cosmetici, creme e cremine me le compra ancora mia madre, perché non lavorando ovviamente non mi posso permettere acquisti pazzi in tutti i campi. I cosmetici che mi compro io, ho deciso che non le acquisterò più di marche che testano sugli animali, che hanno schifezze varie. Quindi questo è il mio primo acquisto. Quando sono andata a comprare, o quando ho comprato questo, c'è anche il coniglietto, non è cruelty free. Sono fiera del mio acquisto, ragazzi, veramente. Sono al settimo cielo. Comunque, ti stavo dicendo, quando ho comprato il burro cacao, io il burro cacao, il rossetto, ero alla ricerca di una matita contorno labbra color carne e non l'ho trovata. Poi sono tornata a casa, ho inserito il nome di questa ditta e ho visto che fa anche rossetti, matite, soltanto che l'orto biologico dove ho acquistato non ce l'aveva. Ho girato e ho trovato un'erboristeria che li aveva. Quindi stamattina sono scesa e ho comprato anche la matita, però questa non è la linea bio, è un'altra linea. Comunque questa non testa, comunque è la stessa marca, Frise Mundi, matita alla vitamina E. Scusate la punta se è fisa, ha un bel colore, quasi pesca. Se la bocca, che la faccio vedere, fa comunque grande acquisto. Questa era con lo sconto, cioè senza sconto veniva 8 euro, scontata l'ho pagata 6 euro. Quando sono stata all'orto biologico mi sono presa anche il cataloghino di questa marca, della linea bio però. L'unica linea di trucco 100% naturale. Vi faccio vedere che cosa, senza parabeni, senza PEG, senza nickel, senza coloranti chimici. Oddio, allora vi faccio vedere che cosa di questa linea potrete trovare. Ok, rossetti con diverse colorazioni. Quello, se non sbaglio, che ho comprato, no, un altro color carne, un rosa, un viola, quello che ho comprato io, quindi sul pesca. Un marrone un po' chiaro, un po' più scuro e un rosso. I rossetti contengono, vabbè, 1% termale, concentrati di sali minerali termali estratti dall'acqua solforea. Poi vabbè, dice sali, 79% minerale vegetale. Il 20% di biologico. Il componente bio sono burro di karité, burro di ricino, burro di karité bio, burro di ricino bio, olio di ricino bio, oddio, scusatemi, olio alla bicocca bio, olio di oliva bio. In totale comunque 100% naturale. Poi c'è anche il correttore in tre colorazioni: beige chiaro, beige scuro e pesca. Anche qua tutto, tutto bio, eccezionale. Ha anche gloss questa linea bio, c'ha il trasparente, rosa, rosso, marroncino, marroncino un po' più scuro, un altro marroncino. Grande, completamente bio. Fondotinta colorato compatto, con tre colorazioni, sul rosa, un po' più, un beige un po' più chiaro e un beige un po' più scuro. Completamente naturale bio, terra in tre colorazioni, poi ha anche la cipria compatta, in due colorazioni chiara e scura, un pochino più scura, anche il fard
in due colorazioni, sul pesca e sul marroncino, e ha anche degli ombretti. Bianco, rosa, tonalità del verde, questo è più grigio, e tonalità del marrone. Ragazzi, sono super contenta di questo acquisto, di aver scoperto questa marca, comunque di aver cambiato modo di pensare ai cosmetici. Non credo che sia giusto che un animale deve soffrire perché io mi possa truccare, non lo concepisco più.